Non c'è stato bisogno di alcun sequestro in Puglia, già tutte somministrate le circa 10.000 dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, del quale è stato disposto il ritiro dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi gravi. La Regione ha deliberato sin dal pomeriggio di giovedì il blocco in via precauzionale e azione automatica, si intende, dopo la comunicazione dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Nessun sigillo da parte dei NAS, come è accaduto in altre parti d'Italia, dunque nessuna giacenza negli hub sul territorio regionale, nessun ritardo sulla campagna. Proseguirà con altri lotti, rassicura il titolare dell'assessorato alla salute. Il sistema di sorveglianza attiva e funzionante a largo raggio e non è necessario rivolgersi al sistema sanitario per informazioni sul numero di lotto di vaccino ricevuto. In compenso, le somministrazioni del lotto in questione non avrebbero finora causato effetti collaterali significativi. Il governatore tira dritto, dopo la provincia di Bolzano, siamo la regione che vaccina di più, significa che l'organizzazione sta funzionando, manda a dire in TV Michele Emiliano, parola d'ordine resta accelerare. Antonio De Caro, nella veste di sindaco e presidente dei primi cittadini italiani nel vertice con l'esecutivo, chiede che i dipendenti comunali delle aziende comunali, come trasporto pubblico e rifiuti, siano assimilati a quelli delle aziende che somministreranno direttamente le dosi secondo quanto si apprende. L'altra faccia della medaglia sono invece le ordinanze. Fino al 28 marzo parchi e giardini recintati dal capoluogo saranno chiusi alle 18 nei giorni feriali e per l'intera giornata di sabato e domenica. Stessa stretta varata ad Altamura con il coprifuoco anticipato alle 19 nel centro Murgiano.